buona giornata a tutti. Salve a tutti. Chi parla è Claudio Simeoni. Vediamo un attimo Francesco qual è il... Sì, questa è la solita trasmissione di Paganesimo che va in onda su Radiogramma 5. Benissimo, è ok. Allora, trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, vogliamo un attimino fare un po' di chiarezza con alcune persone che continuano ad accusarci di fare questo o quello, Francesco? Sì, fai pure. Allora, cominciamo a dire una cosa. Noi siamo pagani politeisti e la via che porta al paganesimo politeista è la stregoneria. Il paganesimo e la stregoneria sono ciò che noi diciamo che siano, noi col terzo, col quarto, cioè tutti quelli che si identificano col paganesimo hanno il diritto di dire ciò che è il paganesimo, non gli altri. Cioè un cristiano non ha il diritto di dire a me cos'è il paganesimo, non ha il diritto di dire qual è il sentire pagano. Perché? Perché un cristiano è dall'altra parte. Ora esistono delle persone che vogliono per forza metterci all'interno di caselle precostituite. Le caselle precostituite che noi abbiamo sono il liberalismo, sono il marxismo, sono il cristianesimo, sono le varie correnti di pensiero che sono state. A noi di tutte queste correnti di pensiero non ce ne frega niente. Voi cancellate tutto e a noi non ci incasellate. Noi siamo pagani politeisti e se vi va bene aprite un'altra casella nel vostro cervello dove c'è scritto pagano politeista. Quella casella la riempiamo noi nel vostro cervello, perché noi abbiamo il diritto di dire ciò che siamo, ciò che vogliamo, dove andiamo, e nessuno ha il diritto di dire a noi tu sei questo, tu sei quello o tu sei quell'altro. Nessuno ha il diritto di fare questo. Qual è la polemica che è venuta fuori? La polemica che è venuta fuori è che c'è qualcuno che vuole per forza farci aderire a questa o a quella situazione sociale, politica. Per esempio spesso ci vogliono far passare per marxisti, ma ricordo che il marxismo è all'interno sempre del cristianesimo. Cioè l'attacco che fa Marx al cristianesimo, alla religione, alla fondazione dell'ateismo, è sempre all'interno del cristianesimo, nega il Dio cristiano ma non costruisce una morale alternativa al Dio cristiano né un sistema educazionale alternativa al Dio cristiano. Per cui il marxismo, l'ateismo marxista è sempre all'interno del cristianesimo, è una variabile, un andare avanti, un modificare la situazione, ma è sempre all'interno di questo. Il paganesimo invece è al di fuori di questo. Ma non è al di fuori della vita. Per cui se noi usiamo alcuni elementi del materialismo storico dialettico, non è che noi aderiamo al materialismo storico dialettico, ma andiamo a superare il materialismo storico dialettico. Perché? Perché il materialismo storico dialettico all'interno del paganesimo viene superato, cioè è una cosa preistorica rispetto al paganesimo. Cioè il paganesimo è oltre il materialismo storico dialettico. Perché? Perché mentre il materialismo storico dialettico parla dell'essere umano come produttore di merci, il paganesimo parla dell'essere umano che produce se stesso. Cioè la centralità all'interno del paganesimo è la religiosità con la quale un individuo costruisce se stesso. Per cui noi andiamo oltre a questo. Questo non significa che molte scoperte marxiane non ci interessano. Cioè il commerciante ha poco da dire io sono contro i marxisti, quando lui compra a 100 e vende a 120 non fa altro che applicare la teoria del plusvalore o una parte di essa, per cui è inutile che mi dica mi sono contro i marxisti il commerciante, quando fa il ricarico non fa altro che applicare la teoria del plusvalore. Oppure ancora, quando un individuo, andate da un artigiano e vi fate riparare il rubinetto, l'artigiano vi applica la teoria del valore d'uso. Che voi vogliate o non vogliate, è una scoperta marxiana. Per cui noi non siamo esterni alla vita, noi prendiamo tutto ciò che ci serve. Io uso la pila per guardare di notte, ma questo non significa che sposo la teoria religiosa di Alessandro Volta. Cioè, mettiamoci in testa queste cose. Io sono pagano politeista e questo è ciò che noi vogliamo. Per cui voi vi aprite nel cervello questo. E i cattolici a noi non ci inquadrano nelle loro caselline. Se non dicono i pagani sono quello che noi vogliamo che siano, così noi siamo a posto e possiamo fare quello e dire quello che vogliamo. No, col cazzo. Cioè, noi diciamo ciò che siamo. E adesso lascio la parola a Francesco. Sì, no, ma infatti io vorrei aggiungere una cosa su questo argomento.
i pagani non hanno il problema di doversi rifare a dei testi sacri o degli elementi, non hanno il problema di discriminare tutto in base a una teoria assurda. I pagani, i politici, si pongono di fronte a qualsiasi avvenimento, che sia culturale, politico, che sia soprattutto a livello di cultura, anche di teorie economiche, si pongono per capirlo. Non si pongono lì con dei pregiudizi o prevenuti sulle cose. Nel senso, dico, vabbè, questa cosa che a noi si presenta com'è. E dopo, una volta che l'hanno compresa, se la reputano che è una cosa che può servire ed essere utile, o può essere utilizzata, o che rientra nel modo di sentire, perché quello che è fondamentale non è tanto una teoria ideologica assurda chiusa come nei monoteisti che hanno un testo sacro e bisogna prendere una cosa che si manifesta e che deve rientrare nei canoni del testo sacro, perché se non rientra è una cosa da scartare. Noi diciamo questa cosa contribuisce alla nostra conoscenza, contribuisce alla nostra possibilità, ci dà uno strumento in più per comprendere certi meccanismi e di conseguenza la utilizziamo. Ma questo non toglie nulla che noi non accettiamo nessuna categoria, cioè noi possiamo affrontare qualsiasi cosa in quanto non siamo prevenuti, in quanto vogliamo conoscere, in quanto noi non rifiutiamo a priori o con pregiudizio. Di conseguenza qualsiasi cosa che a noi ci dà uno strumento, che è uno strumento, perché noi non è che aderiamo a un qualcosa, noi utilizziamo qualsiasi strumento che ci venga dato, ci dà uno strumento per meglio comprendere la realtà in cui viviamo, a noi ci va bene. Però lo scopo del paganesimo non è tanto quello di costruire una società, uno Stato o di costruire chissà che, è di aiutare le persone a diventare se stessi. Basta. Di conseguenza, se uno ha una sensibilità verso il mondo dell'economia, sfrutterà tutti quanti i principi che hanno a che fare con l'economia e cercherà di non essere prevenuto nell'affrontare le teorie economiche. Però il paganesimo non è una teoria economica. Il paganesimo sfrutta le teorie economiche che esistono, può sfruttare la sociologia perché gli dà delle possibilità di interagire, di entrare in contatto, ma non preclude la possibilità che siano altre possibilità. Cioè, il politeismo ha sempre le porte aperte, anzi non ha delle porte, è completamente aperto. Di conseguenza, qualsiasi cosa che c'è intorno la può vedere, la può osservare e la può utilizzare, proprio perché non aderisce a niente. E poi è da sottolineare un altro aspetto. Quando noi valutiamo la storia e prendiamo delle posizioni per uno o l'altro, noi abbiamo una discriminante che è strettamente pagana. Cioè, io non metto sullo stesso piano la violenza di chi costruisce sottomissione con la violenza con chi tenta di venire fuori dalla sottomissione. Cioè, se chi costruisce sottomissione sgozza 10 persone e chi tenta di venire fuori dalla sottomissione sgozza 10 persone, posso dire tutti e due hanno sgozzato 10 persone, cioè tutti e due hanno fatto degli avversi. Però siccome io costruisco un sistema religioso vado a trovare le cause che hanno portato a questo. Pertanto non metto le due cose sullo stesso piano, cioè l'intenzione, la magia con cui le persone agiscono nella vita, agiscono nella quotidianità, è una discriminante rispetto alle loro azioni. Posso dire tutti e due ammazzano 10 persone, questo. Però non posso mettere le due cose sullo stesso piano, cioè non posso dire, Emiliano Zapata, siccome ha ammazzato i proprietari terrieri in Messico, è uguale ai proprietari terrieri che ammazzavano i contadini. Non posso fare questa operazione, sarebbe un insulto alla vita. Sì, ma io faccio un esempio che è più concreto, cioè che ha a che fare con il discorso anche pagano. Quando il nostro Papocchio Giovanni Paolo II andò nella Nuova Guinea e andò a visitare l'isola di Salomone, la prima cosa che fece un appello alla pace e alla riconciliazione. Uno disse: che belle parole, il Papa fa un appello alla pace e alla riconciliazione, e diceva alla gente di non combattere. Ma a chi si rivolgeva con queste parole? Si rivolgeva contro i guerriglieri dell'isola di Salomone che avevano impedito l'estrazione del rame da quella zona. Fatto sta che lui logicamente era a favore delle industrie multinazionali minerarie australiane ed era contro le popolazioni che pretendevano di poter vivere tranquillamente nel loro territorio e che il loro territorio non venisse distrutto, solo che per il Papa era meglio la multinazionale protestante che questi che per lui erano selvaggi, popolazioni del posto, indigeni, che erano pagani e pretendevano di vivere come avevano sempre vissuto. Di conseguenza, di fronte a un discorso di pace e di fronte a chi lotta in questo caso, certamente è migliore chi lotta per mantenere la propria esistenza, il proprio modo di essere. Quando nell'Iria occidentale, che è la parte della Nuova Guinea, in mano all'Indonesia, c'è qualche scontro e vengono uccisi soldati indonesiani, uno dice, guarda, questi sono violenti perché vanno contro una forza dello Stato. Però loro, chi combatte, quei guerriglieri combattono cosa contro? Contro due integralismi, contro l'integralismo islamico musulmano che è in Indonesia e contro l'integralismo protestante. Cosa fanno l'esercito indonesiano per colonizzare l'Iria occidentale? Non mandano più le truppe,
mandano i missionari protestanti. Difatti loro, pur essendo islamici, lasciano correre i protestanti perché hanno più soldi, più mezzi, e riescono a sottomettere meglio le popolazioni locali rispetto alle armi, perché la popolazione locale è prevenuta contro l'esercito, rimane pagana, combatte per mantenere la propria identità culturale, e di conseguenza loro dicono, vabbè, risparmiamolo, facciamo fare ai protestanti americani. E di conseguenza, cosa si, se uno dice, vabbè, questi fanno i missionari, vanno lì a portare la parola di Dio, questi, dal punto di vista del comportamento puramente asettico, uno potrebbe dire sono delle brave persone. No, sono dei criminali, perché fanno un'opera di pianificazione e di distruzione. Perciò la persona che uccide il missionario protestante o uccide il soldato indonesiano può sembrare violenta, ma in definitiva difende se stessa, cioè dire, io sono così perché devo cambiare, perché voi mi dovete imporre un cambiamento. Se questa è la mia natura, perché non la posso assecondare? Cioè, di conseguenza è più violento quello che uccide un soldato o uccide un sacerdote. Però alla fine vediamo le motivazioni. Perciò io, pur chi può detestare la violenza, dice, vabbè, sarà dalla parte di chi si pretende essere pacifista. Io che preferisco chi combatte per la propria esistenza, sarò dalla parte di chi uccide a questo punto. E poi facciamo un discorso pagano per concludere. Noi abbiamo parecchie teorie o filosofie più o meno positive, positiviste, marxiane, eccetera, che vanno a definire la vita o a costruire la vita, di cui non siamo d'accordo, perché noi ne facciamo una completamente diversa, però esistono queste. Però noi siamo pagani, cioè noi sappiamo che l'essere umano viene costruito fin dal primo giorno che nasce. Esatto. Quando l'essere umano viene costruito, cosa significa questo? Significa che una teoria può anche definire una buona società, una società fatta bene o almeno idealizzata, ma quando esistono le contraddizioni quotidiane della vita, quali sono i mezzi che questa persona va ad usare? Quelli che gli sono stati insegnati quando era bambino. Cioè, potete fare tutte le idealizzazioni che volete, la violenza che i cristiani insegnano ai bambini, stuprandoli nella loro costruzione del divenire, è quella che dopo da adulti applicano per risolvere le contraddizioni della vita. Per cui è inutile neanche fare un'idealizzazione. Infatti noi come pagani rifiutiamo questo, perché sappiamo che l'individuo va costruito, cioè la costruzione dell'individuo è importantissima, per cui noi rifiutiamo qualsiasi modello sociale, qualsiasi, perché sappiamo che bisogna costruire l'individuo, cioè bisogna costruire la libertà individuale. Per cui è inutile che venite da noi a dirci, ma anche i marxisti fa questo, anche i rivoluzionari hanno fatto questo, anche Statica sgozzava bambini, eccetera. I mezzi con cui si affronta la contraddizione della vita sono quelli che ti hanno insegnato da bambino. E quali sono quelli che ti hanno insegnato da bambino? Ti hanno insegnato i preti, ti hanno insegnato il cattolicesimo, ti hanno insegnato la religione cattolica. Non esiste una morale alternativa, un modo di essere alternativo che sia quello cattolico, quello cristiano, quello musulmano, comunque quello delle religioni rivelate. Per cui è inutile che tentate di per forza inserirci una casella che non è nostra, è vostra e basta. Esatto, infatti appunto quello che noi vogliamo far comprendere è che noi non abbiamo bisogno di etichette o di ricollegarci a chissà che. Noi dobbiamo sempre utilizzare tutti i mezzi che ci vengono dati, cioè nel senso che come tutti i pagani hanno sempre percepito le realtà esterne come dei mezzi necessari alla loro esistenza, e di conseguenza il monoteista vedrà negli altri un pericolo e cercherà di sottometterli, di distruggerli. Un pagano vedrà sempre negli altri qualcosa che gli possa dare delle informazioni, delle nozioni o delle capacità o dei contatti o degli elementi o dei raccordi con le divinità o con il mondo. Di conseguenza utilizzerà quello che gli viene proposto. Sarà dopo lui a discriminare in base a quello che gli verrà proposto. Certo che se un pagano viene proposto il discorso monoteista, immediatamente reagisce, perché dal fatto stesso di cominciare a dire esiste un Dio unico, va benissimo, significa già voler numerare, delimitare le cose, e noi sappiamo che le cose non possono essere delimitate, contenute o sospese o ristrette. Rispondiamo al telefono dopo gli oracoli caldaici. Chiudiamo qua, cosa dici Francesco? Sì. È stato compreso, speriamo, io credo di no, ma insomma. Sai. E in ogni caso, per terminare, e il paganesimo politista Spiriti e Dei, che vado a leggere questa sera dalle 19 alle 20, conclude con questa frase: dopo di questo la mia libertà mi appartiene in quanto libertà e divinità di ogni Dio. Chiaro questo? Ve lo ripeto ancora. Dopo di questo la mia libertà mi appartiene in quanto libertà e divinità di ogni Dio. Questo, mettetevi in tempo, e per libertà ve l'ho già spiegato un sacco di volte cosa significa. Non esiste la costruzione di un Dio senza libertà. Sì, beh, è la base di tutto, insomma. La possibilità di poter scegliere, di essere liberi di scegliere, cioè nel senso di dover essere vincolati nelle proprie scelte. Il pagano è libero in tutto. In tutto.
meno che appropriarsi di altri esseri della propria specie. No, ma difatti lui deve, anche di altri lui deve appropriarsi solo della propria esistenza, esatto, della propria vita. Esatto. L'unica roba di cui si può appropriare è che deve appropriarsi. Deve fare. Tutto il resto non può appropriarsi. Può appropriarsi di quello che gli appartiene, di cui ha diritto. Esatto. Per cui speriamo. Non rispondo a telefonate finché non ho finito gli oracoli di Caldaice. Potete chiamare finché volete. Allora, gli oracoli caldaici, siamo arrivati al frammento numero 53. Adesso faccio un po' riposare Francesco per un quarto d'ora e vi leggerò un po' di oracoli caldaici, non tantissimi, abbastanza un po'. Vi leggerò fino in verità Errea, cioè in pratica dal frammento numero 53 al frammento 56 compreso. Io sono già arrivato ad analizzare gli oracoli caldaici fino al 103, Francesco. Mm. Arriviamo al 192, per cui spero quest'estate, inizio autunno, di far fuori il libro, insomma. Il frammento 53 dice: con i pensieri del padre io trovo luogo, anima che tutto anima col suo calore. Bello sto frammento. Quali sono i pensieri del padre? Se non esiste coscienza di sé, non esiste nemmeno volontà e determinazione, per conseguenza non esiste una ragione né una progettualità che costruisca l'esistenza. Il pensiero del padre è l'intento. Ricordiamo come ve lo abbiamo detto prima, no? Cioè le intenzioni determinano la differenza fra quello che ha sgozzato 10 persone e quello che ha sgozzato 10 persone, ed è una riproduzione dell'intento. Anche la magistratura usa questo per valutare la pena. Ricordiamo come del padre sia rimasta necessità e intento. Se necessità è il movimento, intento è il fine del movimento, il pensiero non pensato dell'energia vitale che si muove attraverso le proprie qualità. Anima che tutto anima, si anima tutto e tutto contiene una concentrazione di energia vitale che si trasforma in coscienza di sé e sviluppa la propria consapevolezza. I pensieri del padre sono dunque l'intento, ma l'intento universale viene variato dal soggetto che attraverso la propria volontà si fa un Dio. Così l'essere umano, articolando la propria intenzione, alimenta il proprio intento che, articolandosi con l'intento di quanto lo circonda, modifica il proprio intento che a sua volta modificherà la sua intenzione. Quante volte siamo partiti per fare un'azione e dopo ne abbiamo fatto delle altre perché durante l'azione ci siamo modificati, eh? I pensieri del padre sono dunque la direzione nella quale sviluppare la propria volontà, non per appropriarsi di quanto ci circonda, ma per svilupparci in quanto ci circonda, articolando il nostro sviluppo con tutti gli sviluppi presenti nel circostante. E qui riportiamo il discorso di libertà che abbiamo appena fatto. E passiamo al frammento 56. Sulle spalle della dea una natura incolmabile si libra. E ancora, questo è il frammento, sulle spalle della dea una natura incolmabile si libra. E ancora in questo frammento Ecate viene assimilata a Rea, ma non è la Rea genitrice, ma l'essenza della libertà degli esseri della natura che attraverso l'uso delle loro determinazioni costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti. Quando gli esseri della natura costruiscono loro stessi nell'infinito dei mutamenti, non alimentano l'essere natura come coscienza di sé complessiva. L'essere divino, che identifichiamo col nome di essere natura, si costruisce per sedimentazione di quelle coscienze di sé che all'atto della morte del corpo fisico hanno sì compattato un corpo luminoso, ma questo non è sufficientemente compatto e consapevole per essere libero da vincoli, per continuare a svilupparsi. C'è anche qualcos'altro da dire su questo. Così questi esseri si compattano nell'essere natura, la cui coscienza di sé è costituita in massima parte dallo sviluppo dei mutamenti che hanno continuato esseri della natura che fisicamente erano microscopici. Gli esseri della natura che costruiscono un percorso virtuoso, di qualunque specie siano, hanno la possibilità di costruire la propria libertà dai vincoli anche dell'essere natura. Per questo motivo l'essere natura cresce sulle spalle di Rea, ma appare incolmabile in quanto il suo percorso di libertà non può precludere la libertà di quegli esseri che, nati dal suo grembo, costruiscono se stessi nell'infinito dei mutamenti. Quali sono gli elementi importanti di questa visione? Le spalle di Rea sulle quali ci sta l'essere natura e dalle quali l'essere natura trae sviluppo. L'essere natura che per sua natura deve percorrere il suo sentiero di libertà. Gli esseri della natura che costruendo la loro libertà divengono se stessi nell'infinito dei mutamenti, staccandosi dall'essere natura che intanto continua a percorrere i suoi mutamenti.
Su quale parte della visione poggio lo sguardo? Qualunque parte sia, io divento la visione. Quella visione mi chiede di appartenergli, diventando il tutto per il veggente, ma il veggente fugge da ogni assoluto, in quanto l'unico assoluto che è in grado di percepire è la libertà delle proprie trasformazioni. E torniamo sempre al discorso di prima. Ogni angolo della visione è un frammento dell'infinita libertà che ci circonda e ci chiama. Questo è il senso, sulle spalle della Dea, una natura incolmabile si libra. E passiamo al frammento 55. I capelli balenano allo sguardo in un brivido di luce. Questa qua, la interpretazione appartiene agli stregoni. Mi trovai immerso in un reticolato di fuoco brillante alla vista. Guardavo lo spettacolo e le trasformazioni fin tanto che non percepii me stesso come filamento in quel reticolato. Posso apparire come capelli che balenano, capelli biondi, le cui vibrazioni si concentrano e si disperdono in un vortice di relazioni, ma ognuno di quei capelli è una coscienza di sé, che percorre sentieri propri e dimensioni percettive proprie. Le relazioni avvengono per similitudine, si attraggono, si respingono, si cercano, si modificano continuamente. Balenare è il termine preciso, per trasmettere nel mondo della ragione quanto intuito fuori della ragione, fuori dallo spazio e dal tempo, di cui la ragione è descrizione e padrona. Qualcuno disse: siamo solo frammenti di sole, imprigionati in una ragione che del sole dell'universo pretenderebbe di essere padrona. In realtà, fuori della ragione siamo diversi, ma cosa siamo non si può dire, perché sorge in noi il sospetto. Quanto vediamo è reale o solo un'altra descrizione a cui abbiamo adattato la nostra percezione? Questo non è dato saperlo, almeno fin tanto che non attraversiamo quello sconosciuto trasformandoci. Ma una cosa sappiamo ora: il mondo della ragione è solo un'isola nello sconosciuto, e anche se il balenare di capelli, delle coscienze di sé che ci circondano, fosse soltanto un'ulteriore descrizione, noi sappiamo che siamo immersi in un mondo magico del quale siamo parte. Noi siamo linee di tensione che sprigionano tutta la loro forza nell'essere natura, e che praticando l'essere natura dal quale proveniamo possiamo liberarci dalle costrizioni e muoverci nell'infinito. Questo è quanto ci dice il mondo che ci circonda. Ognuno di quei capelli luminosi è una coscienza di sé, una tensione cosciente di sé, un frammento di energia vitale cosciente di sé. Alcuni di quei capelli ci attraversano e alimentano le nostre azioni, altri partono da noi e si legano agli elementi simili del mondo circostante. Altri ancora ci cercano, altri ancora cercano le nostre tensioni per alimentarle, altri ancora alimentano il nostro fare e i nostri bisogni. Alcuni di quei capelli, uscendo da noi, interagiscono col mondo circostante. Alcuni chiamano i loro simili per sostenerli, altri modificano quanto incontrano interagendo con loro. Che cos'è dunque il nostro divenire eterno? Lasciare rendendo forti e vivi i filamenti di energia vitale che da noi si proiettano nel mondo circostante. Che cos'è dunque l'arte della stregoneria? L'arte di potenziare il potere di essere del soggetto per meglio e più efficacemente interagire col mondo circostante, per costruire condizioni migliori nelle quali potenziare il proprio essere. Ve l'ha detto Francesco prima, no? Bisogna impadronirci di noi stessi, bisogna modificare noi stessi, bisogna liberare noi stessi. Noi siamo l'unica cosa di cui ci possiamo impossessare. Dunque, lo stregone impara a scuotere i filamenti, lo stregone impara a chiamare i filamenti, lo stregone impara a dirigere i filamenti attraverso le sue predilezioni, il suo intento. Così facendo, lo stregone trasferisce il suo intuire nella quotidianità. Questo trasferire non avviene come i cristiani dipingono l'arte dell'intervento del loro Dio a colpi di bacchetta magica. Avviene attraverso un sottile intuire che tutto avvolge e nulla costringe. Un sottile intuire che tutto ammaglia ma nulla obbliga. Un sottile intuire che, intuito dal soggetto, questi lo fa un proprio intuire che trasferisce nella vita quotidiana. Si può ripetere quella visione come descritta negli oracoli caldaici. I capelli balenano allo sguardo e un brivido di luce. E passiamo al frammento 56. Frammento 56 è l'ultimo di oggi e dice: in verità è Rea la fonte e il flusso dei beati noetici, è lei la prima impotenza che nel suo grembo ineffabile ha accolto la scaturigine di tutte le cose
e circondando le fonde su tutto. Ineffabile sta per che non si può esprimere mediante parole, e scaturigine è sorgente, fonte. Rea, la costruttrice della vita degli esseri della natura, tanto determinata da nascondere Zeus a Crono per impedirgli di soffocare quanto stava nascendo. Rea, al tempo, da un sasso, mangiati questo. Rea, la costruttrice della vita degli esseri della natura, tanto determinata da nascondere Zeus a Crono per impedirgli di soffocare quanto stava nascendo. Rea, ai mutamenti da un sasso, mangiati questo e intanto incuba nel proprio seno l'oggettività nella quale può svilupparsi l'essere natura. Qua vado ad avere un po' inverigolati i discorsi. Chi può essere definito beato? Colui che sviluppando la propria coscienza di sé sviluppa se stesso nell'infinito dei mutamenti. Chi non sviluppa se stesso non è definibile beato all'interno della visione del paganesimo. Soltanto chi è in grado di prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, sommando volontà a necessità che ha determinato la sua coscienza di sé, può dirsi beato. Ma per dirsi beato è necessario che sia cosciente delle possibilità che questa concentrazione di energia vitale cosciente di sé ha avuto, e per far questo deve sommare la propria volontà a necessità, trasformando questa in un elemento espressivo del proprio esistere. Nel momento stesso in cui questa coscienza di sé piega la propria necessità, mettendola al servizio del proprio sviluppo attraverso la sua volontà, sviluppa la propria struttura noetica, il proprio pensiero, la propria intenzione, il proprio progetto, il proprio sentire, la propria determinazione, eccetera. Se la coscienza di sé non sviluppa questo, non sviluppa nemmeno la conoscenza attraverso la quale fondare il proprio futuro, non sviluppa nemmeno il proprio potere di essere attraverso il quale sviluppare se stessa. La fonte di tutti gli esseri che compongono l'essere natura è Rea, la genitrice. Rea, il potere di generare, un potere di trasformare l'inconscio in cosciente, proprio degli esseri della natura. Figli di Giunone, Iside, Rea o quanti altri nomi si vogliono dare a questa grande madre, che in realtà è l'essere natura stessa, o meglio, quando si guarda l'essere natura nella sua qualità di genitrice di esseri, si assiste alla coscienza di sé e alle determinazioni di sviluppo di Rea. È Rea, per quanto riguarda gli esseri della natura, la prima impotenza, perché da essa scaturiscono tutti gli esseri e a lei tutti gli esseri pagano il proprio tributo come elemento per costruire la propria libertà. Il grembo di Rea è una sorgente. Da quella sorgente sgorgono le coscienze di sé, che fin dall'alba del brodo primordiale costruì l'essere natura. Il suo grembo è inesauribile, fin tanto che le condizioni che determinano il suo esistere continueranno a svilupparsi. Ma il suo grembo non produce logos, non è fonte della parola né della ragione. Il suo grembo è volontà, è il potere di essere di volontà che si genera dal suo grembo. Volontà non appartiene al parlato della ragione, ma all'attenzione degli esseri che, affrontando l'oggettività in cui vengono generati, tentano di svilupparsi in un vortice eterno. Volontà è l'ineffabile. Volontà è quanto trasforma necessità oggettiva come qualità dell'energia vitale in necessità soggettiva della coscienza che si forma. Questa trasformazione, il cui preludio e formazione avviene nel grembo di Rea, è l'espressione del suo potere di essere e determinazione della sua esistenza. Fin tanto che c'è la determinazione di essere di Rea, continua ad esistere l'essere natura e a fornire fonte di costruzione e di divenire degli esseri della natura stessa. Continua ad essere fonte di fondazione e di costruzione dell'essere libertà, cui tutti gli esseri della natura tendono, sia come singoli, sia come specie, che come esseri sociali, quando, come nel nostro caso, sono esseri umani. Dunque, in verità è Rea, la fonte e il flusso dei beati noetici. È lei la prima impotenza che nel suo grembo ineffabile ha accolto la scaturigine di tutte le cose e circondando le fonde su tutto. Bene, io con gli oracoli caldaici mi fermo qua. Vi ricordo cosa sono gli oracoli caldaici. Furono l'ultima sfida che venne lanciata dal paganesimo morente, l'ultimo paganesimo morente, al cristianesimo. E purtroppo hanno offerto, cioè i filosofi di quel tempo, da Proclo a Monio Sacca e a tutti gli altri, hanno offerto al cristianesimo le armi con cui nascondere l'orrore del loro Dio. Pertanto questa sfida io la sto riprendendo per quello che è, dando l'interpretazione pagana a ciò che Proclo non riuscì a vedere come pagano,
cioè Proclo aveva un'infarinatura troppo profondamente cristiana per riuscire a cogliere il paganesimo dietro agli oracoli caldaici. Infatti il suo sforzo fu uno sforzo poderoso, ma fallì proprio perché aveva una condizione pagana, una condizione cristiana e non era un apprendista stregone. E gli oracoli caldaici sono frammenti di una visione di stregoneria. Sì, beh, se mi vuoi... fermo qua, Francesco. Sì. Se vuoi possiamo andare via alle telefonate, visto che ricordo il numero telefonico che è 049-700-700. Sì. Pronto? Sì. Mi chiamo Mariano. Senti, che scuole hai fatto? Che ti interessa a te? Eh? Cosa ti interessa a te? Così, perché migo sempre a lavorare, ora voglio sapere che ti sei molto intelligente, cavolo. Sa tu cosa? Ho fatto 39 anni, 6 mesi e un giorno su una vetreria. Se tu mai la vedala? Beh, mi pare che c'è la schiena su una vetreria. Eh? Mio padre ci ha lasciato la schiena su una vetreria. A soffiare vero. No, lui impaccava solo le bottiglie che venivano fuori, ma aveva le fornaci sulla schiena. No, capito. E te che ne gastrava a fare un cuore. Sì. Tanto. Ciao. Ciao. Il problema con queste persone, qual è il problema reale? È che non riescono a concepire una cosa, cioè per loro l'assolutezza del Dio padrone, l'assolutezza della sottomissione è una cosa talmente profonda e talmente radicata che non riescono a concepire come non possano esistere delle persone che non siano sottomesse. Cioè per loro la sottomissione è una cosa talmente violenta, talmente totalizzante, Francesco, che non si rendono conto. No, ma difatti ciò che sciocca è: ma che cavolo stai dicendo? Cioè, è incomprensibile quello che dici. Io un Dio in mezzo a dei che costruisco me stesso in quanto Dio. Ma come? Non sono creato immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Cioè io non ho anch'io un'anima che morirò che ho l'anima. Non avrò anch'io in paradiso. No, non ci sarà. È la distruzione. Mettersi in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra significa distruggersi. E questo li sconvolge. No, ma difatti anche dal punto di vista, diciamo, della forma dell'espressione, cioè se uno si rivolge a te, l'unico mezzo che abbiamo di comunicazione sono le parole che noi diciamo. Difatti se io chiamo qualcuno in una trasmissione radio, non gli chiedo la tua vita, posso solo parlare delle parole che tu mi dici, posso solo commentarle e criticarli, no, perché io non posso giudicare le tue azioni, di conseguenza non verrò mai a dire sei venuto a Radio Gamma 5 in bicicletta, in moto, in macchina, dirò soltanto quello che tu hai detto. A me non piace o non sono d'accordo su queste cose. Non andrò a fare dei giudizi su cose che non hanno nessuna attinenza su quello che io dico. Cioè, il mezzo con cui io vengo a parlare a Radio Gamma 5 è insignificante rispetto al contenuto delle mie parole. E questo già significa chiaramente prendersi dei riferimenti che sono assurdi, cioè demotivare il motivo dell'intervento. Questo significa poi dire a una persona tu dovrai fare della strada, significa essere dei giudici, cioè arrogarsi il principio, il diritto di dire io posso giudicare che quello che tu dici è secondario, è insignificante, non ha valore, e di conseguenza devi fare tanta strada. Non ti propone niente, si erge a giudice. Come il loro Dio pazzo dei cristiani fa da giudice, decide io posso annientare una città, posso annientare uno Stato, posso annegare tutti perché io lo posso fare, il loro comportamento dei cristiani è la stessa cosa, fa. Bene, quello che tu hai detto io non te lo contesto, non ti vado a proporre quello che io penso, quello che io sono, ma Dio che è sbagliato e ti condanna così per quello che sono. Questa è l'atrocità del monoteismo, cioè il giudizio assoluto. E soprattutto il non entrare, il non comprendere le cose, cioè è la presunzione di essere nella ragione. Di essere, infatti, quando una delle cose più aberrazioni del cristianesimo, al di là di tutto, è tutta un'aberrazione in sé, no? È tutta una porcheria e criminalità. Sia Luca che Paolo dice: pensate, fratelli, che Dio ci ha illuminato a noi, che in fondo siamo degli stupidi. Cioè, pensate, Ferniate, che siamo solo idioti, cioè, filosofi, eccetera, siamo solo idioti, eppure noi altri, Dio ci ha illuminato e mettiamo in difficoltà le persone intelligenti. Il problema è che le persone intelligenti dicevano: ma se è possibile che questo sia così stupido? Cioè, no, sicuramente che ad essere qualcos'altro dietro. Cioè, non può essere così stupido. Sì, ma infatti... cioè, uno scettico, al tempo dei cristiani, c'era, i materialisti di allora erano gli scettici, no?
che sospendevano il giudizio, diceva, ma se è possibile che sto qua spara ste cazzate, cioè, sicuramente che adesso è qualcos'altro dietro, e invece no. Cioè questi qua erano talmente intelligenti, non si accorgevano, questi qua erano degli idioti, erano dei perfetti deficienti e stavano seminando un cancro all'interno del sistema sociale. Sì, ma basta pensare che quello che è il loro rappresentante, il loro giullare contemporaneo, che è il Papa, fa un'omelia e dice che dobbiamo salvare la natura. Cioè nel senso che loro si arregolano una potenza che non hanno. Cioè nel senso, come la natura fosse talmente debole che noi dobbiamo andare a salvarla, ma già il concetto di salvezza non esiste, cioè dire i pagani direbbero cosa posso fare perché una cosa cambi, certo. Perché una cosa posso io fare, non cosa devo imporre agli altri per far che le cose cambino, cioè che comportamento posso avere io per ottenere un risultato, come devo agire per realizzare la mia vita. Un pagano non dirà mai cosa posso fare agli altri perché le cose cambino, mai. Cioè, dica, io devo realizzare la mia esistenza. Cioè, i cristiani devono convertire gli altri, perché gli altri sono dei peccatori. Sottometterli. Cioè, sì, ma anche la sottomissione, perché logicamente nel momento in cui tu fai conoscere l'altro che è un peccatore, è inferiore a te perché non sei accorto del peccato. Esatto. Cioè, significa chiaramente dire, ti devi sottomettere perché io vedo in te delle cose che tu non vedi, perciò io sono superiore a te. Ma non costruiscono niente per loro stessi, loro costruiscono solo la dominazione, la distruzione, creano soltanto delle mostruosità. Guarda, se vuoi Francesco ti racconto una storia che è venuta la settimana scorsa. Tu sai che è venuto fuori un libro su porcherie fatte all'interno del Vaticano, no? Sì. Che è il libro Via col vento in Vaticano, no? Dove ci sono porporati, si fanno ragazzini, si fanno le suore, cioè le loro porcherie, che tutto sommato se fa una persona normale non è che se ne frega più di tanto, basta che non ci sia violenza, il problema è che loro hanno seminato orrore. Se tu prendi esempio anche i giornali, e qua ad esempio, io non è aggiornato, violenza dell'istituto, è stato giardiniere suore sotto inchiesta. Stuprate delle giovani minorate, esatto, cioè nel senso è normale. Già, insomma. Già detto, anche questa qua, che comunque questa roba qua sono normale. Allora, cosa è successo? Adesso che c'è una notizia sul Gazzettino, qualche tempo fa, adesso ce l'ho qua, dovrei andare a cercare, ma non ha importanza, dove praticamente il tribunale spagnolo ha decretato attraverso una serie di passaggi che una bambina era adottabile dal compagno gay di un altro, no? E questo venendo contro a tutte le incazzature dei vescovi, perché una telefonata ha detto una bambina che ha bisogno dei genitori, pare male, non degli oculatori. Questo è il cioè questo è il linguaggio che usano i cristiani, cioè i cristiani usano questi linguaggi. Naturalmente i cristiani praticano tranquillamente lo stupro, eccetera, però attenzione, non cacciano via chi pratica stupri, eccetera, tant'è che vengono promossi, e qua nel libro i vari vescovi che vengono promossi perché trovano col ragazzino, eccetera. Sì, no, ma sai qual è una cosa simpatica che mi è fatta sentire da uno che era cristiano, dice che nel cristianesimo non è la persona che fa la funzione, ma ad esempio è la sedia del Papa che fa il Papa. Cioè, queste sono le chiese. Perciò di conseguenza basta che un somaro sia su sede del Papa, del rappresentante di Dio. Noi non penseremo mai a questo. Noi diremo chi è seduto, chi è la persona che c'è lì, qual è la sua esistenza. Ma i cristiani basta questo. Perciò uno che ha l'abito talare, che ha la consacrazione, può essere anche un grande criminale, ma è stato consacrato a Dio, perciò qualsiasi cosa va bene. Questa è la logica finale dei cristiani. Esatto. Soltanto perché uno è consacrato, per i cristiani ha qualsiasi diritto. E va rispettato, va seguito, va ascoltato e va rispettato. Non importa se questo è un asino, un criminale, qualsiasi cosa, no, perché ha ricevuto la consacrazione, di conseguenza, avendo ricevuto la consacrazione, qualsiasi suo comportamento è giustificabile ed è giustificato, in quanto ha ricevuto questo. Noi questo come pagani non lo sosterremo mai. Diciamo che le persone sono sempre responsabili di quello che fanno, sono sempre responsabili. Per qualsiasi cosa possono essere, per qualsiasi cosa possono rappresentare, hanno una responsabilità e devono essere responsabili verso se stessi e verso gli altri. E questa è una cosa basilare che sta in tutti quanti i paganesi. La responsabilità della persona. Ma il problema è questo, cioè il problema veramente grosso, è che mentre chi ha queste pratiche viene promosso, i teologi di Milano, già l'ho detto l'altra volta, dicono basta con la persecuzione dei gay. No? E questo è un bel documento, perché in effetti gli sono sempre stati perseguitati, hanno sempre fatto cose sporche, cose turche, eccetera. Al che quando due religiosi dice beh, verremo le porte gay,
condannati due religiosi per attività a favore dei gay. Un momento, no, due religioni e due religiosi che appoggiavano i gay, ma due religiosi che dicevano che bisogna avere un comportamento corretto, bisogna avere delle relazioni corrette attraverso la Chiesa con queste persone. Cioè, queste persone vengono cacciate, cioè quelli che stuprano, quelli che fanno i gay, quelli che fanno quello che vogliono per i fatti loro, Chiesa, roba della Chiesa, vengono promossi. Quelli che dice no, manteniamo un atteggiamento corretto, cioè cambiamo quelli che sono i rapporti con questi, vengono cacciati dalla Chiesa Cattolica. Il Gazzettino del 14 luglio 1999, una suora Jeannine Cramix e un religioso padre Roberto Nugent, salvadoriano, ambedue americani, sono finiti nel mirino dell'ex Sant'Uffizio e puniti per la loro attività nei riguardi degli omosessuali cattolici, col proposito dichiarato di promuovere giustizia e riconciliazione fra loro e la più vasta comunità cattolica. Cioè, chi lo promuove viene cacciato, attenzione, per cui un conto è la facciata e un conto è la realtà. Sì. La realtà sono gli atti, le azioni, un conto è la propaganda. Cioè, metteteci un po', facci un po' un pensiero, dopodiché un altro mezzo quintale di articoletti. Sì, ma di fatti, proprio alla base di tutto cosa c'è? C'è sempre nel monoteismo, io prendo spunto da un gioco quest'anno che è uscito, si chiama Messia, e dice: protagonista è un angelo caduto sulla terra, gli autori non offende nessuno, racconta l'eterna lotta fra il bene e il male, per la vittoria finale bisogna uccidere il diavolo. Cioè, nel senso, questo, capito, è il gioco che fanno i cristiani, ma questa è la loro tecnica, cioè nel senso che a loro non interessa chi è la persona che compie l'atto, l'importante è sempre convertire i peccatori, sottomettere i peccatori, punirli dei loro peccati, anche se loro non li percepiscono. Di conseguenza loro possono fare qualsiasi cosa, gli altri vanno sempre condannati. E questo subentra tutta quanta la teoria, la follia del discorso della fine del mondo. Perché noi stiamo assistendo al discorso anche millenaristico che il Papa ha ricordato, fa il mondo finirà, non sappiamo quando, ma sappiamo che finirà. E già questo significa introdurre nella mente un concetto molto pericoloso, cioè nel senso della data di scadenza della vita delle persone. Lo hanno sempre usato, soltanto... Sì, no, ma se Dio può dare un termine al mondo... Io che rappresento Dio posso dare un termine alla vita degli uomini. Sì. Cioè, esatto. Di conseguenza, ma questo, sì. Questo è per un cristiano, certo. È una cosa logica. Se Dio ha questa facoltà, questo potere, io ho la stessa facoltà sui peccatori. Penso, se il peccatore non si pente, io ho il diritto di sopprimerlo perché continua a peccare. E questo introduce anche nella società dei principi di comportamento che diventano pericolosi. Anche perché i pensieri non sono neutri. Cioè, io prendo lo spunto da un argomento di psicologia, disse chiaramente, perché noi diciamo questo, si chiamano nemi, sono idee forti, modi di dire, luoghi comuni, ricordi, come alieni abitano il nostro cervello, colonizzando l'io, stravolgendo questo di coscienza, propagandosi a ogni contatto sociale, i comportamenti umani, dalle aspirazioni personali, al modo di allevare i figli, alle guerre, all'ansia di un nuovo millennio, sono il loro dominio. Questo, cioè, è il pericolo del monoteismo, perché il monoteismo non è tanto il prete che può essere anche stupido, che può essere simpatico, che può essere disponibile, ma è quanto lui è veicolato, cioè quanto porta dentro la sua testa baccata come concetti e cosa lui trasmette alla società, cosa trasmette alla cultura, cioè cos'è che porta come idee forti. Loro porteranno sempre il concetto di dominazione, porteranno sempre il concetto di distruzione, porteranno sempre il concetto di fine, perché ad esempio per i pagani è fondamentale è dire cosa faccio durante la mia vita. I cristiani dicono, cosa sarà della mia vita? Cioè, non sanno che la loro quello sarà dipenderà da come esiste, da come si comporteranno adesso. Cioè, il loro fine è sempre quello di arrivare a un obiettivo. Il cristiano deve convertire i peccatori. Il pagano dice, il mio fine non è uccidere il drago o uccidere il mostro, ma è cosa avviene durante questo percorso che mi cambia la vita, che mi cambia l'esistenza, che mi fa comprendere i meccanismi dell'esistenza. Cosa cambia in me in questo percorso? Difatti, tutti quanti gli eroi cristiani hanno sempre la finalità di uccidere o convertire qualcuno. Il grande eroe cristiano è chi converte migliaia di persone, chi uccide migliaia di persone, chi distrugge templi. L'eroe pagano è l'eroe che, compiendo un certo gesto, un certo percorso, cambia se stesso e comprende il valore e il significato. Può arrivare anche lui all'uccisione del mostro alla fine, ma non è il fine.
quello che sarà cambiato è cambiato lui stesso, avrà percepito delle nuove realtà, delle nuove possibilità, avrà scoperto delle cose che hanno cambiato la sua esistenza, ma lui lo farà per se stesso, non lo farà per gli altri, non lo farà per servire un Dio o una divinità di riferimento, lo farà sempre per comprendere se stesso. Proprio perché lo farà se stesso potrà dare una mano agli altri, sì, eventualmente, proprio perché rinforza sempre il suo essere, cioè la fonte dalla quale prende la sicurezza un pagano è sempre da, esatto, se stesso, la propria esistenza, esatto, per cui può essere anche da guida a chi non ha il coraggio di prendersi in mano la responsabilità della propria vita. Cioè, può essere che qualcuno dice: cazzo, se ce la fa lui perché non devo farcela io, se lui ci prova perché non ci devo provare io, se lui tenta di farlo perché non devo tentarci io. Questo è il fatto di cambiare, sì, da sempre la possibilità agli altri di ripetere il suo comportamento. Ah, cioè, sì? È sempre ripetibile. Nel cristianesimo non esiste la possibilità di ripetizione, perché quelle cose le può fare solo Dio, e tu sarai sempre inferiore a Dio, non potrai mai farle, e dovrai sempre sottometterti ai suoi rappresentanti. Queste sono proprio le differenze basilari, perché tra l'altro loro pongono sempre un dilemma che è dualistico, cioè il bene e il male, il bene e il male, e in mezzo tu devi sempre avere questo riferimento che è assoluto al di là della tua esistenza. Cioè non importa come tu costruisca la tua esistenza, no, devi introdurre questo. Tu devi sapere che ci sarà la giudizio universale, tu saprai che sarai giudicato per i tuoi comportamenti, e non avrai mai l'osservanza e la coscienza di quello che fai, non sarai mai responsabile dei tuoi gesti, non avrai mai la possibilità di percepire la tua realtà, mai, assolutamente. Sei sempre nel dubbio che il tuo gesto rientra nel bene o nel male e di come verrà giudicato, e perciò non sarai mai responsabile di quello che sei. Questa è la cosa più atroce che ci lascia chiaramente il monoteismo, cioè che tende appunto anche a distruggere sempre. Ma difatti quello che noi facciamo di fondamentale è sempre questo, cioè nei pagani dire io esisto e cosa io posso fare, non cosa devo io fare, ma questo qui fa parte della vita e questo appartiene a tutti gli esseri. Prendo un esempio dalla scienza. Hanno studiato gli scimpanzé, hanno detto fa lo scimpanzé allo specchio, fa io esisto, scoprendo la propria immagine diventa consapevole come i bambini. Quello che noi parliamo di consapevolezza, ma di consapevolezza individuale, che può essere data soltanto dal tuo modo di percepire il mondo, di porti verso il mondo, e di concepire il concetto di dire io sono, io conosco, io faccio, io agisco. E agisco il in massimo atto di stregoneria, io esisto, io sì, sono, è il massimo. Sì, ma renditi conto che lo può fare lo scimpanzé, il cristiano non lo può fare. No, non lo può fare. Cioè, quando concepire le scimmie come inferiori, le scimmie sono più superiori di un cristiano. No, beh, sì, sono una specie che sono superiore a cioè, una specie non è mai superiore a un'altra, sì, no, ma però cioè, i singoli individui e le singole specie sono alla pari di qualsiasi altra specie, cioè il verme e me è la stessa cosa, insomma. Sì, no, ma cioè, loro vanno sempre di, sai, qualcuno mi dà del verme. Sì, no, ma dal punto di vista sei, sai, scientifico non dicono che loro sono esseri inferiori, ma se noi prendiamo uno scimpanzé che riesce a dire davanti allo specchio io esisto e prende consapevolmente di essere quello che è, quest'anno non riuscirà mai a farlo. Un amico mi ha telefonato dicendomi che lui ha visto un servizio televisivo, no? In cui delle ronde si erano fatte il nido di un garage. Però per entrare in quel garage era necessario attivare l'apertura passando attraverso raggi infrarossi. Bene, le rondini attivavano l'apertura, facevano aprire il garage e entravano nel nido, e questo ormai era diventato un'attività normale, cioè un'attività normale. Per cui diceva bisogna rivedere il concetto di intelligenza della rondine, come anche del serpente, come di tutti gli animali. Il problema è che la scienza prende spunto dal cristianesimo, cioè è una produzione del cristianesimo. Per cui c'è sempre l'omocentrismo, cioè l'individuo che ha creato immagine di Dio e tutti gli altri sono inferiori. Però non è così. Prima di cambiare questo, che è un emi anche questo, tutte le varie, ci vuole un'esistenza infinita, insomma. Sì, ma infatti loro tendono sempre a togliere le possibilità alle persone di agire. Ma anche perché, ad esempio, c'è una cosa fondamentale. Noi pagani parliamo sempre di un caos primordiale da cui nascono le cose vengono ordinate. Loro partono sempre da un Dio creatore che organizza le cose, le pianifica e stabilisce delle regole a cui tutti devono rispettare. Cioè questo significa avere dentro se stessi un riferimento che è meccanico. Di conseguenza loro non hanno mai la possibilità di comprendere la vita, proprio perché la vita è caotica, proprio la dimensione è caotica. Ma questo ce lo dà ragione anche la scienza. Dice, sa, ad esempio, sempre in campo scientifico, ultimamente dicono fa è il caos l'organizzatore del cervello, fa le momentanee alleanze tra le diverse cerebrali creano di volta in volta un centro operativo che coordina l'attività.
cioè il fatto di cose momentanee che riescono a collaborare fra di loro, riescono a coordinarsi, riescono a trovare qualcosa e creare un'attività. Cioè, ma questo significa che ogni parte del nostro corpo ha una propria volontà. Cioè, di conseguenza non è inferiore, ma come noi nel nostro corpo esistono delle aree che hanno una propria volontà ed agiscono, questo esiste in tutto il mondo. Questo agisce in tutta la realtà della vita, in qualsiasi parte del mondo, del nostro pianeta, ogni cosa ha la propria capacità, ha la propria volontà e riesce a determinarsi. Questo per chi pensa che esista la creazione è inconcepibile pensare, certo, che abbiano dentro di sé la capacità e la volontà per riuscire a costruire e soprattutto di entrare in contatto. Quando io uso il termine conoscenza, non intendo mai il termine conoscere una quantità di cose o avere una grande quantità di informazioni, ma intendo quell'attività attraverso la quale l'essere umano modifica se stesso. Cioè, se io posso avere 10.000 informazioni e non cambiare, cioè non sapere come usarle, non sapere che cazzo fare, posso avere una sola informazione e modificarmi rispetto a questa. Questa è la conoscenza. Quando io uso il termine conoscenza, non pensate mai che sia informazioni. È semplicemente la capacità dell'essere umano di modificarsi in base a... Cioè, c'è tanta gente che studia, non so, inglese a scuola e non sa cosa farsi in inglese, una volta finita la scuola non sa cosa farsi. Esistono persone che hanno studiato poco inglese che dopo lo migliorano perché quello diventa un modo per autopromozione, per star meglio, eccetera. Per cui una è conoscenza, l'altra è un'informazione. Questo è il... Volevo precisarlo, sì, sì, discorso qua. Sì, chiudiamo un vecchio discorso invece. Sì. Ah, un vecchio discorso. Il discorso di quelle ragazze di Foggia assassine che ci hanno massacrato per un anno, ti ricordi? Eise sataniste, che c'erano i riti pagani. Se un imbecille ha telefonato anche qui dicendo: io ho letto che i pagani fanno sacrifici umani a Foggia. C'è una roba micidiale, vera, una roba da fuori di testa. Allora, svolta nell'inchiesta sull'omicidio Nadia Roccia, la studentessa di Castelluccio del Sauri Foggia, che il 14 marzo 98 fu strangolata dalle compagne. Vi salto tutto quanto. Meno che una parte, Mariena vive una vita segnata dal dolore, una delle due, dalla perdita di mio padre, come risulta dai verbali dell'interrogatorio. Una volta mio cugino si sedette in salotto sul divano e disse: hai paura? Vieni a sederti qua vicino. Dopo sono sceso in cortile a giocare a palla. Avevo paura, mi viene da dire che è quasi come se volesse ricattarmi da quello che è stato fatto a me. Buio anche nel cielo di Mariena. Sono sempre stata convinta che la mia vita fosse segnata dal dolore. Sostiene: la mia nascita e dalla mia nascita e dopo 8 mesi la morte di mio padre, soffrivo di solitudine, non andavo d'accordo con mia madre, che un giorno mi rinfacciò che la morte di papà era colpa mia perché lui andava più veloce con l'auto per venire a trovarmi. Cioè, praticamente viene fuori dai verbali questo: i cristiani hanno distrutto la psiche di questi bambini, con la famiglia dei ruoli, con l'imposizione, con l'insicurezza, con la loro incapacità di affrontare la vita, e li hanno portate a fare questo omicidio. Per cui questo omicidio è il risultato della famiglia dei ruoli. Questo omicidio è il risultato del condizionamento educazionale, dello stupro sulle persone perpetrate dai cristiani. E qui per noi il discorso è chiuso. Noi sapevamo che stavamo tentando di fare un'operazione di colpevolizzazione dei movimenti pagani, dei movimenti satanisti su questa vicenda. E infatti l'abbiamo seguita molto attentamente. E con oggi chiudo questa vicenda, perché è una vicenda angosciosa, è una vicenda squallida, dove il terrore cristiano che si batte sui bambini, massacra i bambini, produce dopo questi effetti, produce l'incapacità delle persone di affrontare la vita. Sì, ma difatti questo è il risultato. Pronto? Sì. Ricordo il numero telefonico 049-700-700 per chi vuole intervenire e 700-838 per chi vuole insultare. Sono due linee, una dedicata agli interventi e una agli insulti. No, io mi ricollego alle parole che ha detto Claudio, perché c'è un altro grande santo, beato, come lo vogliono chiamare, che potrebbe essere un soggetto di questo. E su una rivista che trovate in edicola, che si chiama Micro Omega, è uscita la perizia psichiatrica sul padre Pio.
Allora,